abbastanza, no, nel senso che era un po' scomodo, sono film impegnativi, cioè, quindi bellissimo, ma cioè, adesso no, no, divertirsi così, con l'idea che poi sarebbe stato un bellissimo film, ecco, una proiezione, perché comunque c'eravamo un po' nella scomodità. Mi sono resa conto che sono stata molto fortunata di nascere in quest'epoca qua, ecco, questo momento, e di non fare la regina. E di non essere neanche una regina, perché io avrei abdicato immediatamente, cioè solo mettersi quei vestiti, cioè, ripeto, quando ho messo quel vestito proprio del trono, ho detto è finita. Siccome appunto ci vogliono almeno 20 minuti per toglierselo, tu in 20 minuti sei già andato al creatore se ti viene un attacco di panico. Perché? Beh, dice, levatemi il vestito! Sì, cioè, sei morto già, cioè è finita. Qui io penso che loro... La gente ai tempi moriva per moriva dentro il vestito. Perché il vestito troppo stretto. Svenivano le donne, vero? Ma svenivano per forza. Io ho capito che loro probabilmente facevano la regina 5 minuti al giorno, non puoi farla di più. Cioè il resto lo fa in camera con la vestaglia. Con la vestaglia, dice, infatti serve nei miei appartamenti perché lì. Senti Marita, bene, a parte queste cazzate, comunque diverso anche in termini di commedia. Sono molto diverso. No, mi ripeto, però voglio dire, sono felice che Giovanni sia riuscito a portare a termine un'operazione così incredibile, con tantissime persone, con un film che non si faceva, che non si farà chissà quando più, per cui è riuscito a tenere insieme tutti questi matti che siamo noi, i cavalli, le carrozze, le cose, i costumi, è stato di una bravura al di là di come sarà, di come verrà, eccezionale. Ha messo insieme un cast comunque carinissimo, perché noi siamo stati... Comunque. Beh, comunque. A parte... Posso dire. No, persone stupende, quindi sono molto felice. Poi ho fatto la regina, che sinceramente ancora non l'ho fatto. Ecco. Basta, di dire scusa, tu che l'hai assistita con l'ombrellina, sei stata un po' stramazzata, ma ti sei trovata. Sì, no, io mi sono trovata benissimo.